buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo e buon inizio di settimana. Oggi 2 agosto 2021, inizia questo mese che sarà davvero molto caldo e iniziamo questa mia diretta con un discorso. Io, sapete, dico sempre che in queste mie dirette mi piace parlare di cose più o meno interessanti. Oggi voglio parlare di Utopia. Utopia che non è un videogioco del passato, Utopia è quel concetto che sta a indicare un qualcosa che apparentemente è irrealizzabile, un sogno, altri lo chiamerebbero. Bene, partiamo dal presupposto che nelle ultime giornate la Sicilia sta bruciando. Io non parlo solo di Siracusa, di Catania, ma nella sua complessità tutta la nostra regione è in preda a devastazioni dovute a incendi, tutti più o meno dovuti all'uomo, inteso come mozzicone di sigarette, inteso come veri e propri atti che si sono voluti per incendiare parte del nostro territorio. Cosa fare? Allora, al di là del fatto che poi vai a vedere tutti questi post di molte persone che scrivono su Facebook, nel frattempo arriva una telefonata. Ora, si stava interrompendo la diretta. Dicevo, molti danno per scontato che ci sia un zampino anche da parte delle persone che magari hanno qualche interesse. Molti danno per scontato che comunque si dovrebbe fare di più. Da parte dello Stato italiano stanno arrivando risorse in regione in termini di uomini e mezzi per contrastare questi incendi. Io vorrei ricondurre a un mero discorso di utopia il fatto che secondo me bisognerebbe che ognuno di noi, siamo in tanti nel mondo, 7 miliardi, e entro il 2050 dovremmo arrivare intorno ai 10 miliardi. Cosa vi voglio dire? Che secondo me ognuno di noi dovrebbe vedere la propria comunità, il proprio habitat, il proprio posto dove vive, un qualcosa che sia da curare. Io, come amo dire da sempre, non è importante se tu prendi il reddito di cittadinanza o tu sei un milionario, però dovresti spendere del tempo per aiutare a migliorare il luogo dove tu abiti, sia esso in termini di aiutare nell'abbellimento delle strade, il famoso decoro urbano, sia esso, come qualcuno mi fa notare, anche nel mettere in sicurezza le buche, ma io dico io anche nel voler cercare di fare del volontariato civico, nel ridipingere le ringhiere, nel cercare di sistemare i muretti, nel cercare di mettere qualche pianta in qualche vaso, cioè in modo da far rinascere il bello delle attività, delle strade, il bello di tutto quello che ci circonda, in modo tale da non solo curare il proprio appartamento, il luogo dove noi abitiamo, ammesso e concesso che io ogni tanto vedo in giro zozzoni che buttano volontariamente a terra le carte, io sono quasi convinto che questi sozzoni lo fanno anche nelle loro case, ma questo è un altro discorso. Però quello che voglio dire io è che bisognerebbe, io addirittura ieri sera nel mio posto sono stato drastico, ci vorrebbe proprio una legge che impegni tutti gli esseri umani, a partire dal, che ne so, dal 14° anno di età, a dedicare un'ora del proprio tempo libero, un'ora al giorno del proprio tempo per il proprio ambiente. E qua entriamo nell'utopia, sappiamo benissimo non sarà mai così, però sarebbe bello, un sogno che noi come collettività, noi come gruppo, noi come comunità aiutassimo il nostro habitat ad essere più bello. Io ieri ho fatto un post dove ho scritto semplicemente che la regione siciliana, oltre a bruciare, è in preda appunto alle devastazioni, e considerando la forza lavoro che abbiamo nella nostra Sicilia,
non dovrebbero esistere i terreni incolti, non dovrebbero esistere i cigli delle strade con tutte quelle erbe, erbacce alte. E poi ognuno di noi vuole il diritto a qualcosa, il diritto ad avere le strade pulite, il diritto ad avere l'erba tagliata, io lo so, è tutto sacrosanto, ognuno di noi che ci palesiamo come persone che paghiamo le tasse, vogliamo. Però secondo me, oggi, ripeto, ritorno a quanto detto all'inizio, siamo in tanti nel mondo, bisognerebbe anche avere un discorso di dovere. Ognuno di noi dovrebbe avere cura del proprio habitat, in modo da un punto di vista del decoro urbano migliorare. Io vedo molta gente per strada triste, molta gente per strada che apparentemente gli dà fastidio un qualche cosa, che magari può essere la cartaccia a terra, magari può essere il mozzicone buttato in spiaggia, che però poi magari girato l'angolo, facevo un esempio l'altro ieri, la signora che volevo aiutare a portare il proprio carrellino perché la vedevo stanca, affaticata, poi a un certo punto è uscito dalla borsa un bozzettino di carta, si è asciugato la fronte e l'ha buttato a terra. Aveva a distanza di 1,5 metri un cestino della carta. Io non ho attraversato la strada per aiutarla perché sennò sarebbe finito che sarei diventato pesante. Allora, cosa vi voglio dire io? Magari parliamo, mi piacerebbe un discorso costruttivo per provare nel nostro piccolo ambiente, che magari può essere la città di Siracusa, a creare un gruppo di persone che metta a disposizione un po' del proprio tempo libero. Noi come associazione, come Comitato Artisti Siracusani, già lo facciamo da anni, però vorrei dare un ventaglio più grande a questo, che non sia riconducibile a nessuna delle persone che partecipano. Mi piacerebbe creare una lista di persone, un gruppo di persone, ci possiamo coordinare su Facebook, su WhatsApp, come volete voi, dove ci diamo un appuntamento, non dico quotidiano, ma con una cadenza che magari può essere bisettimanale, settimanale, 2 volte alla settimana, e ci poniamo un obiettivo che può essere qualsiasi cosa noi vogliamo, in modo da cominciare a piccoli passi a far sì che questo sogno, che può essere quello di dedicare del tempo agli altri, un giorno magari possa diventare realtà, perché ripeto, noi siamo in tanti, io vedo però molte persone, sono delle piccole isole che magari vorrebbero fare tante cose, ma magari poi queste isole, questi treni non si incontrano mai. Ieri sera concludo, una signora a cui avevo mandato un messaggio chiedendo in zona Pizzuta se fosse stata ripulita l'aria, così come avevo richiesto, la signora mi ha detto di no, gli ho detto guardi se vuole organizziamo qualcosa insieme. Ieri la signora mi ha invece risposto, guardi, no, siccome le persone passano e lo fanno apposta di buttare i sacchetti, non voglio fare nulla, per cui pazienza, andiamo avanti così. Io invece vorrei dare un segnale alla signora, se la signora vuole o se altri passanti vogliono, di far capire che non è proprio così. Ognuno di noi nel nostro piccolo può aiutare gli altri. Mi piacerebbe aprire una discussione su questo, se volete ne possiamo parlare in qualsiasi momento, su WhatsApp, su Facebook, commentate questo video, oppure se volete nel nostro gruppo Facebook Siracusa possiamo aprire una discussione e magari riusciamo insieme a organizzare, a coordinarci un piccolo formicaio. Ecco, io mi piace potrei anche definirlo un piccolo formicaio. Le formiche sono quegli animali che a molte persone fanno impressione. Le formiche sono quel gruppo di animali, di insetti che si aiutano tra di loro. Creano proprio una vera e propria comunità intorno al formicaio stesso. Comunque parliamone. Oggi, come vedete, sono stato sicuramente molto noioso. Non ho parlato di cose interessanti che riguardano le polemiche, le cose. Oggi invece ho voluto dare un taglio appunto di utopia, che però molte volte sognare
permette di fare tante cose. D'altronde, cosa facciamo noi come volontariato civico? Da 3-4 anni sogniamo di mettere in sicurezza buche stradali, sogniamo di aumentare la raccolta differenziata, sogniamo di contrastare le deviazioni canine, spesso però poi ci riusciamo a svegliare e magari abbiamo portato avanti qualche obiettivo. Ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo e buona splendida inizio di settimana. Ciao!